Allora, queste sono le cose che mi fanno incavolare. Innanzitutto, sfalciare quest'area di riforestazione urbana non ha assolutamente senso, perché in quest'area nessuno ci viene a camminare. Appunto, è un bosco urbano, non è un parchetto per bambini. Poi, l'altro giorno vedo che stanno potando, stanno tagliando l'erba. Guardate bene, alberi nuovissimi, neanche un anno, tagliati. Questa è opera del Tosaerba, che poi gli è andato anche addosso, ha spezzato praticamente quest'albero, ha spezzato questo, ha spezzato questo, tagliato anche laggiù. Ce ne sono altri piegati, mai rialzati. Sappiamo tutti che il palo singolo è il peggior modo di legare un albero. Tutti a palo singolo, tutti piegati, basta un po' di vento. Ma in realtà non è solo il vento, perché qui i tosaerba passano troppo vicino agli alberi, e quando passi troppo vicino all'albero, ecco cosa succede. Benissimo, avanti. Palo singolo, perfetto. Inutile, soldi buttati. Poi avanziamo, lavoro sempre. E voglio sottolineare questo, l'impegno che ci sta mettendo l'assessore all'ambiente è indiscutibile. Quello che fa male è vedere che, nonostante i fondi, nonostante l'impegno, nonostante la riforestazione, nonostante le segnalazioni e le collaborazioni dei cittadini, purtroppo i lavori siano spesso, troppo spesso, eseguiti coi piedi. Guardate, quasi tutti gli alberi sono piegati. Il palo singolo è la tecnica peggiore che si può utilizzare. Decine di migliaia di euro per questa piantumazione, neanche un anno, guardate come siamo messi. Allora, sempre opera del tagliaerba, che passo troppo vicino agli alberi. E avevo visto anche un pezzo di, guarda qua, avevo visto anche un pezzo di pacciamatura che era stata proprio strappata via dal tosaerba, appunto perché è passato troppo vicino. Questo è un esempio, ce ne sono tanti altri. Avanziamo, in ogni filare c'è qualche albero che è stato buttato giù. Li ho proprio visti l'altro giorno, perché abito qui vicino, ci sono passato, ho visto il tosaerba che passava e buttava giù questo. È rimasto così. Se rimane così per qualche altro mese, è finita. Questo è un roseto, io provo a tirarlo su, ma non ce la si fa. Bisogna che se ne occupino dei giardinieri esperti, se ce ne sono. Niente, l'unica cosa che hanno tirato su erano i pezzi di pacciamatura che col tosaerba avevano tagliato via. E se io avanzo di alberi caduti, purtroppo, ecco, laggiù ce ne sono altri, ne vedo altri. Non bisogna tagliare l'erba in questo posto, ma quanto ci vuole a capirlo? Già il fatto di fare una foresta urbana con un telo di plastica lascia desiderare. Abbiamo visto per fortuna che in altre opere di piantumazione hanno usato ad esempio teli di juta biodegradabili. Comunque, insomma, guarda, là ce n'è un altro. Cioè, ogni filare ha i suoi alberi caduti, e non sono caduti per il vento, per qualche altra cosa, a parte che questa paleria ad esempio è già stata sostituita. Ma voglio dire, si può sostituire un palo rotto in pochi mesi con un altro palo esattamente uguale? Forse tra pochi mesi si romperà anche questo, a meno che non pensino che questo cannetto inutile possa... Cioè, una corretta manutenzione, che qui sarebbe stato non toccare nulla, avrebbe permesso una perfetta crescita degli alberi. Guardatemo lì. Ecco il tosaerba. Avanti col tosaerba. Certo che se avesse un po' più occhio il manovratore del tosaerba, queste sciocchezze le eviteremo. E poi, più che altro, puoi buttare giù una roba e poi non tirarla su? Non so. Gli organi di controllo facciano qualcosa. Per cortesia, non ne possiamo più. Decine di migliaia di euro spesi per questo parco, riforestazione urbana. Questi tagliano l'erba e buttano giù gli alberi appena nati. Alberi che hanno meno di un anno.
non ci sono parole. Un altro esempio, allora, se facciamo manutenzione, la manutenzione prevede anche di portare via forse sta roba qui. Guarda, ma non so che dire. Monopalo, decine di migliaia di euro per poi piantumare questi alberi con il monopalo, la tecnica più fragile, più inutile di tenere gli alberi sollevati. Monopalo e monobastone, monocannetto, ma per cortesia, guarda, neanche 6 mesi forse, insomma meno di un anno comunque, e questa roba è da buttare. Tra l'altro con la plastica qui, guardamo, e rimane tutto qui. Beh, oi, certo, guarda che bello che c'è una lepre là che scappa. Non tosate questa zona, non manutenete quest'area, perché se la vostra manutenzione è così, fate a meno. Questo è un invito a non toccare il bosco urbano. Sull'ultimo scatto, qui vediamo in questa zona diversi alberi piegati. Ecco, guarda, è stato il tagliaerba, il tosaerba, guarda qui. Passano, tagliano, piegano e lasciano così. Beh, oi. Ecco anche qua, vedi? Questo sicuramente morirà. Come forse sono morti anche questi altri. Per la stessa ragione. Guarda, questi sono stati tagliati senza protezione. Alcuni con protezione, alcuni senza. Non si capisce il senso, non si capisce il motivo. Guarda quelli là. Eccoli, buttati giù. Questi sembrano salici, buttati giù, mai tirati su. Ma guarda qua che roba. Ma se un privato fa un lavoro del genere, questi sfaccelli. Guarda, un'altra qui a lato. E niente, lasciamo tutto così. Questo chissà quando e se si riprenderà. Io provo a fare qualcosa, ma c'è il bastone rotto, quindi purtroppo non posso fare niente. Poi non è possibile che i cittadini assolvano le inadempienze del pubblico.